Però tra i temi trattati c'è anche questo aspetto, cioè che ieri nell'ospedale di Pescara, nel laboratorio di Pescara, non si è lavorato a pieno regime e non sono stati effettuati gli stessi test che sono stati effettuati nelle giornate precedenti. Di questo argomento parliamo nella nostra consueta finestra in diretta. Andiamo a Francavilla al Mare dove c'è Paolo Renzetti. A te Paolo. Sì, grazie. Buongiorno Andrea, come sempre un cordiale saluto a chi ci segue da casa. Siamo a Francavilla al Mare con un gradito ospite, il consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. Buongiorno Paolucci, grazie Buongiorno a voi. per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro anche ex assessore alla sanità della regione Abruzzo, dunque persona che conosce bene le dinamiche della nostra sanità anche in questo momento. Allora, Paolucci, io direi di partire proprio da quanto stava dicendo il collega Andrea Costantini da studio. Ieri si è lavorato non a pieno regime presso il laboratorio di Pescara per quanto riguarda l'analisi dei tamponi provenienti da tutta la regione, perché c'è stato qualche problema riguardo la mancanza di reagenti, è così? Ma sì, intanto è una questione che denunciamo da diversi giorni, il centro-sinistra, il Partito Democratico, la mia persona, gli altri colleghi sono e siamo intervenuti più volte su questo tema. Va decisa una linea, o si segue l'esempio della Regione Veneto che cerca di fare sorveglianza sanitaria la più estesa possibile a partire dagli operatori sanitari, o al contrario si rischia ovviamente di travolgere i nostri ospedali, perché puoi fare, investire e mettere tanti posti letto quanto vuoi, ma se non c'è una misura di contenimento, oltre a quelle di distanziamento sociale, anche quelle della sorveglianza, rischiamo poi di non farcela, come purtroppo è avvenuto in Lombardia, almeno per quanto riguarda alcuni focolai così estesi. Denunciamo questo aspetto, abbiamo richiesto nei giorni scorsi di attivare l'istituto zooprofilattico, cosa che è avvenuta, ma allo stato attuale non ancora riusciamo a rispondere ai bisogni e alle esigenze che ci sono su questo punto. Vanno fatti i tamponi ai nostri operatori sanitari perché sono in prima linea, perché lavorano continuamente a contatto con persone positive. Voglio ricordare che per la stretta di mano Marsilio Zingaretti fece quarantena e tampone. Ecco, allo stesso modo noi dobbiamo garantire i nostri operatori sanitari perché rischiano di essere veicoli allo stesso tempo per loro, i familiari e anche le altre persone. Dunque, non è possibile, a mio avviso, continuare ad essere così, tra virgolette, impreparati sul profilo dei tamponi, sul lato dei tamponi, ma al contrario adottare una politica da questo punto di vista certamente più aggressiva. Se necessita aumentare il numero dei laboratori, a partire dall'Università di Chieti o a quello che si è messo in campo nel ragionamento anche ad Avezzano, dedicandone una per ogni provincia, va fatto. E se allo stesso tempo occorre garantire i reagenti, non si può risparmiare su questo. Ci diceva Paolucci, proprio prima di entrare in collegamento diretto qui da Francavilla, che questa mattina ha avuto modo di parlare anche con il presidente Marsilio, quali sono le ultime novità, di cosa avete parlato? Ma niente, ha svolto un ragionamento con i colleghi dell'opposizione, i capigruppo in particolar modo, su quello che è l'attuale situazione in atto. A lui la necessità evidentemente di comunicare, come ha svolto nei giorni scorsi in un appuntamento con la stampa, quelle che sono le informazioni utili. Noi abbiamo rivolto queste raccomandazioni. Proprio a partire dai tamponi vogliamo una risposta più decisa da parte della regione, una migliore governance per quanto riguarda l'aspetto della sorveglianza e anche la conoscenza del numero di posti letto di terapie intensive, a quale target intendiamo tendere e con quali tipi di tempistiche. In tutto questo, ovviamente, l'altro elemento per affrontare l'emergenza è l'accaparramento, perché oggi nel mondo tutti chiedono lo stesso prodotto dei cosiddetti ventilatori, nel caso appunto delle varie emergenze che potrebbero svilupparsi e dei numeri che potrebbero in teoria, speriamo di no, salire, sperando che le misure messe in campo appunto possano presto dare un'inversione di tendenza. A proposito di misure messe in campo, abbiamo ascoltato poco fa il professor Parruti che parlava di queste cure sperimentali che si stanno portando avanti con alcuni pazienti che sembrano dare buoni risultati. I numeri però sono ancora numeri da prendere con grande prudenza. La situazione resta di criticità anche nella nostra regione. Ma ormai penso che sia assodato che il numero delle persone positive sia di gran lunga superiore a quello che viene ovviamente accertato
accertato per quanto riguarda le persone che sono sintomatiche e poi sono sottoposte a tampone. C'è una difficoltà nell'avere appunto il risultato di questi tamponi. Voglio fare un appello anche a un canale più diretto tra regione e comuni. I sindaci dovrebbero agire in caso di positività. Probabilmente tanti cittadini chiedono poi ai sindaci nelle loro zone, nei loro comuni, nei loro territori come debbono comportarsi, e poi gli stessi sindaci non hanno né quelle informazioni utili, cioè le persone che sono risultate positive, né hanno il risultato dei tamponi in tempo utile, addirittura passano dei giorni. Ecco, una risposta più attenta da questo punto di vista deve essere urgentemente data, il tema deve essere urgentemente affrontato. Questa è una delle questioni che abbiamo messo in campo, oltre alla tempistica relativa appunto all'attrezzatura e delle terapie intensive e ai ventilatori che servono in questa fase. Faccio la domanda all'ex assessore regionale alla sanità: se fosse stato lei oggi assessore alla sanità della regione Abruzzo, avrebbe agito per qualche aspetto in maniera diversa in questa emergenza? Qualcosina sì, ovviamente non è questo il tempo e il momento, certo, delle polemiche. Dico qualcosa, diciamo, per quelle che sono le mie convinzioni formulate anche con questa esperienza. La prima: non esiste la possibilità che il fronte ospedaliero in assenza di un investimento sul territorio possa reggere. Cioè, se noi non riusciamo a dare un'assistenza territoriale prossima ai cittadini, più convincente di quella che stiamo dando, è il caso della Lombardia in rapporto anche con le altre regioni, Veneto, Emilia Romagna, dove per esempio l'assistenza domiciliare è molto più alta rispetto alla Lombardia, dove è tutto ospedaliera, gli ospedali rischiano di essere travolti perché non riesce a contenere il fenomeno. La questione della sorveglianza sanitaria che dicevo prima, e poi sulla programmazione dei presidi ospedalieri, dei cosiddetti ospedali Covid, eccetera, io avrei dato una risposta in questo caso leggermente diversa. Se posso permettermi, io per esempio avrei riattrezzato larghe fette, parti, strutture, reparti dell'ospedale di Chieti, che è stato colto da quella famosa CTU per la quale diversi reparti sono stati sgomberati nel corso degli anni scorsi, e per un'emergenza, anche ragionando con le procure o con i prefetti, di 4-5 mesi riattrezzarla rapidamente. Perché? Perché a Chieti c'è il fronte più avanzato, l'area urbana, in collaborazione ovviamente con Pescara, che è il riferimento per il laboratorio e tutto. Poi ci sono infettivologi, terapie intensive, quella cardiochirurgica, pneumologia, due cliniche mediche, e poi avrei reso gli altri ospedali a supporto ovviamente della dedica nell'area urbana, del dedicare nell'area urbana questi presidi al tema del Covid, e quindi avrei alleggerito le chirurgie e le medicine di tutto ciò che potevano essere gradualmente spostate nei vari ospedali SPOC, da Lanciano Vasto a Testa Ortona. Questa sarebbe stata, diciamo, un'impostazione che avrei privilegiato. A proposito di ospedali, Paolucci, stiamo vedendo che ci sono nella nostra regione alcuni presidi che sono stati individuati come ospedali Covid-19, in riferimento è all'ospedale di Penne, all'ospedale di Atri, all'ospedale di Ortona. Cosiddetti ospedali secondari che diceva la precedente opposizione nella consigliatura di Luciano D'Alfonso, voi volevate in un certo senso declassare. Oggi i fatti sembrerebbero dire un'altra cosa. Ma intanto è stata assolutamente una propaganda senza nessun fatto concreto né reale, nessun declassamento, perché il declassamento si misura in termini di reparti che si portano o no. Quando tu togli dei reparti e ne metti altri, non fai un declassamento, ma semplicemente organizzi l'ospedale in altro modo. È il caso di Ortona oppure di altre realtà. Il punto è che secondo me utilizzare il tema Covid per rilanciare il tema dei piccoli ospedali è un gravissimo errore. Cioè, il tema vero sarebbe quello invece di dire cosa possono fare questi presidi a supporto degli ospedali che sono attrezzati con discipline che in altri luoghi non ci sono mai state, tipo l'infettivologia, quindi le malattie infettive, piuttosto che le terapie intensive. La terapia intensiva a Penne non funzionava da anni e anni e anni, e noi non abbiamo mai tolto una terapia intensiva, c'è sempre stata una subintensiva, una cosiddetta tipo, nessuno l'ha mai toccata, e quindi adesso attualmente attrezzeranno quella che abbiamo lasciato, quindi non c'è stato nessun tipo di riconversione da questo punto di vista. Io piuttosto avrei alleggerito una serie di interventi chirurgici e una serie di prestazioni di area medica utilizzando questi presidi, lasciando invece i presidi più diciamo attrezzati, nel senso che hanno più reparti con tanti anestesisti, il compito di affrontare il tema
Covid. E poi lo dico ancora una volta, prendiamo dal lato sbagliato se parliamo solo di ospedale, perché la Lombardia nell'ospedalizzare tutto non ce l'ha fatta e purtroppo è arrivata, se fossero confermate alcune delle indiscrezioni che abbiamo letto sul sito, sui siti online, è addirittura arrivata a dover dire tu sei ricoverabile, tu no, perché non ce la puoi fare. Ecco, io penso, guardate, il tema del territorio è sempre nell'integrazione con l'ospedale, con la parte ospedaliera, fondamentale se si vuol fare un buon servizio, sia con le strutture ospedaliere, sia per l'assistenza alla salute. In assenza di queste integrazioni, anche se facessimo altre tre o strutture ospedaliere, non ce la faremmo a reggere senza territorio. Andrea, se ci sono delle domande per il consigliere regionale Silvio Paolucci, siamo qui. In estrema sintesi, sperando, con l'auspicio che il virus non proliferi prossimamente nella nostra regione, ma conoscendo Silvio Paolucci il sistema sanitario della nostra regione, quanto è pronto questo sistema ad una eventuale forte emergenza? Premesso che dello stress nel campo sanitario c'è già in questo momento, ma se ci dovesse essere una ulteriore proliferazione del virus, quanto è pronto il sistema abruzzese? Chiede Andrea Costantini da studio, se ci dovesse essere un'emergenza, se ci dovesse essere, come nessuno si augura ovviamente, una proliferazione di casi nella nostra regione, la sanità abruzzese, già stressata da questa situazione, sarebbe pronta ad affrontare un'emergenza ancora più grande con questi numeri, con questo personale, con questi ospedali? Ma è una domanda complicata, perché il tema del cosiddetto picco è complicato da definirsi. Lo è tecnicamente, figuriamoci politicamente. Io ritengo che le misure di contenimento, soprattutto quelle di distanziamento sociale messe in campo dal governo, abbiano soprattutto al centro-sud la possibilità di cogliere in parte o completamente il risultato sperato. E insisto, proprio per evitare invece uno scenario più complesso, più complicato da gestire, il tema della sorveglianza sanitaria con i tamponi è necessario. Facciamo un esempio. Oltre al personale sanitario, come abbiamo detto già più volte, deve essere assolutamente bersagliato nel senso positivo, in questo senso, cioè dal fatto che debbano essere svolti i tamponi, ci sono delle aree che debbono essere delimitate. Abbiamo fatto l'esempio della Valfino, ecco la Valfino. Posso fare un altro esempio? Caldari di Ortona, così ho fatto nome e cognome di una frazione dove è evidente che ci sono e c'è un focolaio, ecco, quelle zone debbono essere bersagliate, toccate da un tamponamento a tappeto, come è stato fatto a Vo nel Veneto. Se facciamo questa operazione di contenimento in aggiunta alle misure di sorveglianza, in aggiunta alle misure di contenimento del governo, allora lo scenario, posso essere ragionevolmente fiducioso, non si potrà verificare. Ecco perché noi insistiamo da giorni su questo tema dei tamponi. Vanno fatti, perché quella è un'azione che può mettere in campo la regione in modo molto molto diciamo positivo nei riguardi del contenimento della diffusione del virus. Grazie al consigliere regionale del Partito Democratico ed ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Francavilla, linea che può tornare allo studio, a te Andrea. Grazie a voi. Grazie Paolo, grazie a Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Regione Abruzzo.